Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito, grazie all'amministrazione comunale, il sindaco Possamai per aver accettato la nostra richiesta di audizione sul FIR. Ringrazio anche tutti i risparmiatori presenti perché è una dimostrazione che l'argomento dopo 7 anni per la città, per la provincia, per i vicentini, per i veneti, è ancora molto vivo, sentito, e questo deve essere un messaggio sociale, la presenza di queste persone, per quanto mi riguarda un messaggio sociale per tutti. Politici, istituzioni, partiti, ministeri, tribunali, perché le ferite create dalla vicenda, io guardo voi perché sono tutto per l'attenzione per voi, la vicenda del crack delle due banche venete è una ferita che fa ancora male, seppur siamo usciti noi da, come dire, volontari, un'associazione nata per rispondere al disagio sociale, insomma, siamo riusciti a porre un po' di rimedio in questi anni. Magari non come volevamo completamente, però insomma ci siamo arrangiati bene, insomma, per esserci arrangiati da soli. Io volevo sottolineare al Consiglio Comunale di Vicenza e a quelli che ci diranno anche dopo, so che saranno presenti anche di media, volevo ripercorrere un po' brevemente la nostra storia per indicare e per ricordare principalmente a noi e per descrivere a voi qual è la situazione ad oggi, qual è l'importanza di continuare a restare sul tema, perché come vedete per noi il tema è ancora vivo, visto che noi siamo ancora vivi. Il FIR nasce per rispondere a un'esigenza, con il diritto dei risparmiatori, nasce con la legge istitutiva del 30 dicembre 2018 numero 145, per rispondere a un'esigenza che il territorio aveva nel momento in cui sono state cancellate con un colpo di spugna le due banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che trattenevano gran parte dei risparmi dei cittadini vicentini e dei cittadini veneti al loro interno. Con quel crack, ricordo a tutti, sono stati bruciati più di 10 miliardi di euro, di soldi buoni. Cioè, quando parlo di soldi buoni, cosa vuol dire? Vuol dire che molte volte, no? In borsa si sente parlare di cadute e crolli, ma in quel caso molte volte si bruciano ricchezze apparenti, perché un titolo in borsa oggi vale 100, domani vale 110 e quel 10 è una ricchezza aleatoria. Questi invece erano 10 miliardi di risparmi di gente che non posso fare segni perché tanto sono in consiglio comunale, ma insomma se li è sudati, se li è faticati, e quei soldi erano reali perché facevano parte di un percorso di vita. Chi ci ha messo dentro il TFR, chi in scambio della propria famiglia, chi l'eredità della propria famiglia, e anche quelli sono soldi buoni, perché vedete, nel mio caso mia nonna mi lasciò una piccola ricchezza credendosi in quella piccola ricchezza, che per lei voleva dire molto e per me vuole dire ancora di più, perché sono state ferie denunciate, tanta fatica, tanto dolore, e quindi il FIR ha dato risposta in maniera dignitosa a queste situazioni. Abbiamo associati che ci hanno messo il TFR, quindi 40 anni di lavoro, qui noi non rappresentiamo la ricchezza di un territorio vero e reale. L'Italia non è Lussemburgo, l'Italia non è la Svizzera, dove purtroppo, anche sottolineo, dove le ricchezze si creano e si distruggono nell'arco di una giornata. L'Italia e il Veneto soprattutto sono posti dove la ricchezza si crea giorno dopo giorno, anno dopo anno, sudore dopo sudore. Io questo ci tengo fortemente, dico purtroppo, perché in Svizzera ricordo che la banca è fallita e lo Stato è intervenuto. In Italia invece, in quel disgraziato momento
del 2017, se non ricordo male, grazie Mario, si è deciso per una crisi delle banche indotta da una scelta sciagurata, che è stata quella, lo ricordo, per avere di fronte del governo Renzi, di inserire la normativa sul rating delle banche senza valutare cosa potesse succedere all'interno del paese. Perché dico questo? Perché altri stati, noi non siamo né più brutti né più cattivi di tanti altri stati. Molti altri stati hanno le banche messe come noi, con una differenza però. Prima introdurre la norma hanno un sistema tributi. Da noi prima introduciamo la norma e dopo succede il disastro. Questo è quello che è successo in Veneto, al di là dei meriti o dei demeriti di quelli che oggi sono a processo. Okay? Quindi in quel assegnato momento si è deciso di inserire quella norma senza capire cosa sarebbe successo, ed è successo che avevano altri presi un sistema. Insieme a noi, le due banche venete, ci sono state altre tre banche liquidate e fallite nell'arco di una notte. Noi purtroppo il nostro travaglio è stato molto, molto più lungo. Prima ci hanno convinto che ci avevano osservato la trasformazione in SPA, i giornali, d'accordo con la grande finanza, e invece noi, lo ricordo per quello di Gloria, eravamo l'unica associazione che era contraria di questa trasformazione perché i conti li avevamo guardati. Siamo di poverarsi, ma uno più uno lo sappiamo ancora fare. E siccome nell'economia uno più uno funziona ancora, sapevamo che sarebbe arrivato il disastro e fatalità era arrivato, e a questo eravamo pronti. Non eravamo pronti però una cosa che è successa successivamente, e c'è una liquidazione coatta amministrativa delle due banche economiche. Dicevo, la liquidazione coatta amministrativa delle due banche. Cos'è la liquidazione coatta? Per chi non lo sa, è una liquidazione forzata. Vuol dire che lo Stato si è imposto forzatamente a liquidare due istituti che altrimenti sarebbero stati liquidati in maniera completamente diversa. E che ricordo, sempre per dovere di cronaca, che ad esempio sul caso, Banca d'Italia ci sottolinea che è la dirlo del procedimento di liquidazione, l'attivo residuo di Veneto Banca risultava contabilmente pari a 5 miliardi 980 milioni. Quindi nel 2017, dopo aver passato due anni molto brutti, Veneto Banca valeva a livello della liquidazione 5 miliardi e 9. Ok? Questo per dirvi che quelle due banche liquidate erano ancora piene di ricchezze, e noi abbiamo fatto sempre i nostri conti come poveracci, e la vera domanda che ancora in licenza, se fossero state liquidate non quantitativamente ma normalmente, bene, noi oggi non saremmo qui, il FIR non esisterebbe, probabilmente noi in tasca avremmo gli stessi soldi che ci avrebbe dato il FIR. Okay? Quindi vorrei sfatare anche, al di là di quelli che sono i pensieri di molti che non ci hanno mai voluto ascoltare, speculatori, perché avete investito in azioni, a parte che hanno società banche cooperative, e vado a spiegare ai ignoranti cosa sono le banche cooperative. Però al di là di questo, se qualcuno facesse un'osservazione a dire siete speculatori, dai cosa volete ancora, noi avevamo un tesoretto dentro le due banche che ci è stato sottratto dallo Stato italiano, perché ha deciso di liquidare queste due banche in maniera coatta, cioè forzata. Quindi questi 5 miliardi e 9 di attivo sono andati a finire all'interno di due società che adesso stanno gestendo la liquidazione, non si sa in che modo, perché io ho chiesto più volte dati e poche volte mi sono state risposte. Però al di là di questo, quello che voglio sottolineare è che il FIR non è un'elemosina di Stato, ma è una compensazione, cioè un fondo che indennizza i risparmiatori per un danno che lo Stato ha fatto con quella liquidazione coatta. Spero che questo sia chiaro a tutti. Bene. Quindi Veneto Banca aveva 5 miliardi di 9, con la licenza aveva qualcosa di più. Tra crediti e debiti, noi abbiamo fatto sempre i conti della serra, ci risultano avanzassero quasi 2 miliardi e 8, 3 miliardi. E voi direte, è compito del FIR, sì, però il FIR esclude le SPA, le società di capitali, esclude anche diciamo, gli investitori professionali, di conseguenza fatti i conti se ci fosse stata
situazione normale sarebbe diventata più soggetti, le SBS, in cui noi avremmo in tasca oggi all'incirca un 40-45% di più o meno di quello che c'è dopo il FIR, con una giustizia un po' diversa però, perché il FIR non lo ha dato a tutti, ma solo quelli che hanno fatto domanda alla liquidazione, avrebbe dato a tutti quelli che si sarebbero insinuati. E sarebbe stata una questione completamente diversa, perché noi come soci avremmo avuto anche una via, come dire, privilegiata rispetto agli altri. Comunque, questo per fare il quadro di quello che è il FIR, quindi non è l'emozione di Stato, ma fondo di compensazione. Beh, il FIR si compone nel 2017, con la legge istitutiva 145, e mette a disposizione 1.575 milioni complessivi. E questo 1.575 milioni viene poi diciamo diviso per una quota iniziale del 30% all'interno del primo anno che hanno fatto domanda di richiesta di rimborso al FIR. Una volta esaurito la prima tranche di rimborsi, noi ci siamo mossi perché all'interno della norma, la norma prevedeva un innalzamento della percentuale di rimborso, non della quota massima rimborsabile che resta 100.000 euro, ma della quota massima di rimborso, cosa che insomma la gente che si sta vedendo lo sa, in moltissimi dicevano che era impossibile perché la legge non lo prevedeva. In realtà, siccome noi abbiamo scritto la legge una volta con il governo Giallo Verde, noi, la nostra associazione, era per i nostri tramiti, per i nostri professionisti interni di palazzi, stava scrivendo una norma insieme a me. C'era la possibilità di aumentare questa percentuale, cosa che ripeto per molti era impossibile. Noi siamo riusciti, tramite le azioni che abbiamo fatto di dissuasione, non l'ultima, le messe in mora che siamo inventati l'anno scorso al MEF, abbiamo fatto più di 1.200 messe in mora al MEF, e il MEF a un certo punto ha deciso di rilasciarci un ulteriore 10%. Ha deciso di rilasciarcelo con un decreto legge del 10/5/2023 numero 51, ci hanno ripartito un ulteriore 10%. Ad oggi la situazione è questa. Lo dico per bocca del MEF che ci ha scritto e lo ringraziamo per averci dato i dati. Nel complesso del corso dell'attività la Commissione ha accolto 134.136 istanze, per le quali è stato erogato complessivamente l'importo di euro 1.353.832.529 euro per 129.899 risparmiatori. Queste sono le cifre che ad oggi noi abbiamo. E io vorrei sottolineare che sono della licenza, visto che sono ospite loro, siamo ospiti loro e siamo qui per loro, che all'80%, più dell'80%, io faccio sempre vedere, come dire, alla ribasso per essere certo di quello che dico. All'80% queste cifre sono arrivate ai risparmiatori vari come la licenza del Covarca, all'80% quindi queste cifre sono arrivate in Veneto e più del 70%, 60% anzi, queste cifre sono arrivate in licenza e provincia. Perché? Perché più del 60% del capitale investito veniva da qui. Quindi io vi ringrazio per essere qui, ma questa è una questione che doveva, lo dico con un po' di diciamo rammarico, interessare più consigli nei discorsi 7 anni, perché è stata una tragedia che ha colpito fortemente un territorio ricco e laborioso come quello di Vicenza. Il FIR è riuscito a ristabilire un po' di dignità con questo 1.300 milioni, che è venuto dalla fatica di quelli che voi vedete lì, che sono tutti volontari, che non hanno preso una lira di più di quello rispetto che c'è scritto qua del FIR. Okay. E che si sono mossi a far pressione a tutti i livelli, con me, mi hanno supportato me e Mario, che siamo quelli che ci mettono la faccia, ma loro ci hanno messo la fatica, e abbiamo portato a casa questo risultato, che è stato un risultato, ripeto, che ci dà della dignità. Non ci ricordo che tutti sono diversi, però il massimo che ad oggi siamo riusciti a fare. A questo qua, a questo conto, al conto della serva, mancano la cifra per arrivare a 575 milioni, tolto che, posto che, dentro, all'interno del FIR, sono state trovate le risorse anche per pagare
Consap, che è stato l'ufficio delegato da me per gestire le somme e i rimborsi, e sono stati pagati anche i 9 commissari che si sono resi disponibili per trattare le nostre pratiche e che sentitamente ringrazio, anche se abbiamo avuto più volte visioni diverse su molte cose, però vi ringrazio sicuramente perché si sono presi la briga, la responsabilità di avere a che fare una situazione veramente scomoda, con una persona veramente scomoda come me, ma soprattutto con delle domande che riguardano i risparmiatori, che molte volte hanno fatto diversi errori, che molte volte non sapevano, non hanno capito, me compreso, cosa chiedessero esattamente nella normativa, e quindi si sono trovati a gestire talmente una mole di dati che io veramente li ringrazio per la fatica che hanno fatto, perché so cosa prendevano in cambio di quella fatica, e lasciatelo dire, tra tutti i personaggi che girano a Roma all'interno dei palazzi sono quelli che hanno preso meno. Ok, quindi colgo anche l'occasione per fare questo. Per noi oggi il nono è: mancano all'incirca 220 milioni, questo è quello che ci hanno sapere. Per noi è importante dar seguito alle promesse che ci sono state fatte elettorali, dal segretario Letta durante la campagna elettorale ad esempio, piuttosto che dal ministro Salvini, piuttosto che dalla premier Meloni, piuttosto che dal vice premier Tajani, il vice premier anche Salvini, non lo so dire. Vice Premier Salvini, attuale, la Premier Meloni, ripeto, dal Presidente Conte, che ci hanno promesso tutti che saranno mossi perché il FIR arrivi nei territori. Ultimamente si è mosso in maniera preponderante anche il Presidente Zaia, che ha scritto una lettera al NEF, ricaricando quelle che sono le nostre linee, e cioè il fatto che questi soldi hanno riportato dignità e respiro a un territorio che aveva assolutamente bisogno, che sono arrivati l'80% in Veneto e a delle persone che ne avevano bisogno, perché già all'interno della norma, come ho spiegato prima, sono stati eliminati quei soggetti che magari potevano averci, come dire, interessi diversi di comprare azioni rispetto a quelle che avevamo noi, cioè di accumulare risparmio. Ok, quindi in quella legge è stato già fatto un processo di intenzioni, secondo me è sbagliato, ma c'era, voluto dall'Europa, e questo abbiamo dovuto ingoiare anche il massimale indennizzabile di 100.000 euro, anche questo involuto dall'Europa, contestato dall'associazione qui presente, e invece non contestato da tutte le altre, tanto che il Presidente Conte, secondo il 5 Stelle, lo sa, all'epoca era premier, abbiamo avuto modo di discutere, credo su tutti i giornali, e mi hanno cacciato da Palazzo Chigi, però questo è quello che siamo riusciti a fare. Oggi il tema è, quindi 100 milioni, lo abbiamo scritto anche il Presidente Mattarella che ci aveva riconosciuto, è denaro del territorio, sindaco? No, mi fermo, è arrivato il primo, ero qua, ci mancherebbe, posso ricominciare da capo se vuole? No, io tutto, vista adesso e chiedo scusa, non vorrei essere usata, perché lei mi toglie le spalle, non stare così. No, e questo è il tema di oggi, comprese tutte le promesse elettorali, comprese tutti gli interessi che ci sono, il Presidente Mattarella si è mosso con la sua segreteria a scriverci una lettera capendo l'importanza di questi soldi e delle promesse che ci sono state fatte al territorio. Siccome questi soldi erano già, ve lo sottolineo, perché voi, se voi siete politici e camminate, fate bene, perché non potete dare retta a tutti, ma a noi dovete. Spiego perché: non siamo più belli degli altri, ma siamo semplicemente più informati, nel senso che i nostri soldi erano già stanziati, quindi non c'è nessun stanziamento da fare, erano già messi da parte, c'è un salvadanaio con scritto risparmiatori, banche venete ed altri, dove dentro c'era già 1.575 milioni, e noi quei soldi vogliamo per il territorio. Chiedo a questo punto di muovervi, so che il sindaco di questa città è molto conosciuto, so che il sindaco di questa città ha una spina dei fianchi per qualcuno, e questo mi fa orgoglio perché lo sono anch'io, invece al contrario mio è molto amico di qualcun altro, diciamo
romanamente influente, e quindi io chiedo a questo consiglio comunale, che è altrettanto influente, visto il primo cittadino che rappresenta, di muoversi in concerto con noi perché questi 220 milioni arrivino nel territorio in qualunque modo e nella maniera però più veloce a questo punto possibile, perché insomma dopo 8 anni penso che non sia un pretendere ma sia dovuto, anche perché finisco la chiosa dicendo, sono soldi destinati al territorio che ha subito una disfatta, per noi è stata una guerra, e io non ho mai visto un governo che stanzia soldi per un territorio bisognoso perché è fatto una regione, per me ne stanzia un euro come noi, e poi si riprende indietro, non è mai successo di vederlo. Il governo ha costruito una diga che perde, che è il governo Renzi, che si chiama liquidazione quadra amministrativa. Questa diga ha perso così tanto che ha inondato 200.000 famiglie in Veneto, ci hanno riconosciuto 1.575 milioni, e miseria, 1.575 milioni. In che maniera e che modi, in che tempi questi soldi arriveranno all'80% a Vicenza, che fino ad oggi ha ricevuto il Veneto ha ricevuto da questo fondo 1 miliardo e qualcosa di milioni. È la prima volta che Roma, voglio dire, è la prima volta che Roma fa arrivare così tanti soldi, se non mi dica, se vi risulta qualcosa di diverso, così tanti soldi in Veneto, e non per questo c'è la giustificazione perché si debba tenere. Dopodiché è la prima volta che viene fatta una norma del genere per delle banche, noi siamo stati molto bravi, certo, abbiamo combattuto molto, certo, siamo l'ultima associazione rimasta in piedi, certo, siamo gli ultimi che stanno battendo le mani, certo, perché noi questa banca, quella banca ci abbiamo messo tutti, queste banche ci abbiamo messo tutto, non molleremo fino all'ultimo euro, certo. Però vogliamo fatti concreti, vogliamo movimenti concreti, vogliamo una relazione concreta, per cortesia, su cosa voi siete intenzionati, per quale strada vi muoverete concretamente, perché al limite questi signori ritorneranno qua per chiedere comunque insieme con me, perché noi siamo brutti, cattivi, però una cosa abbiamo buona, abbiamo occhi di moda, siamo di parola. Ah sì, bravissimo avvocato, avvocato Reinaldi, avvocato Reinaldi. Buonasera, invitata mio zio da poco più avanti. L'avvocato Reinaldi mi ricorda che questi soldi comunque vengono dai conti dormienti, quindi vengono dal mondo bancario, non sono aiuti di Stato. L'Europa è già d'accordo sullo stanziamento totale questi soldi, perché il sottoscritto, insieme con i volontari di questa associazione, è andato fino su in Europa dall'ex commissaria Vestager per ben due volte, e per ben due volte, tre volte già scritto, ci ha confermato che quel 1.575 milioni per l'Europa è già come fosse stato tutto distribuito ai risparmiatori, come se così non è. Quindi, al di là di tutti e di tutte le dicerie che ci sono fuori dai palazzi romani per giustificare la volontà di tenersi un risparmio, perché qualcuno, ho sentito a Roma dei funzionari romani, non voglio far nomi, ma ad esempio c'è il dottor Cappiello che ci ha fatto studiare molto, c'è qualcuno a Roma che dentro i palazzi romani si è lasciato sfuggire, parlo dei tecnici, hanno già avuto abbastanza. Noi abbiamo perso tutto, se avere il 40% per lui è abbastanza, dobbiamo prenderci tutto quello che ha, e poi gli restituiremo il 40% e vediamo se è contento, insomma. Quindi vorrei che passasse questo messaggio, e vorrei che voi in maniera concreta ci deste un riscontro, i
dicendoci come siete in grado di muovervi per dare una mano a voi e quindi al territorio vicentino e alla provincia vicentina. Grazie mille, ho finito. Io faccio un breve intervento, un saluto di te, non sono membro della commissione, però mi sembrava giusto essere presente. Qui ci sono i commissari Macchetti, Bastanello, Burlina, Bardini, Pina, Colombara, non ne ho visti altri che sono membri della commissione. Fate ringraziare il consigliere regionale Giacomin, che è presente, e abbiamo invitato parlamentari e consigli regionali ad esserci. Fatemelo ringraziare, perché al momento è l'unico ad essere qui con noi. La prima risposta a quello che diceva il Presidente Bugone è semplicemente questa, cioè quando l'associazione ci ha richiesto in questo momento di confronto questa audizione, abbiamo voluto organizzarla qui in modo tale da dare un segnale, un messaggio forte. Abbiamo anche invitato consigli regionali e parlamentari, è chiaro che la partita più che in mano al consiglio regionale può svolgere la stessa attività che fa il consiglio comunale, cioè spingere e farsi garante di un territorio che è in mano oggi come ieri, devo dire, a Roma e quindi al Parlamento nazionale e al governo. Quello che mi viene da dire in questa appunto breve introduzione è semplicemente questo, che è un corso molto simile a quello che mi capita di fare la proiezione del film di Antonio Albanese. Quella che ha vissuto il nostro territorio è stata una tragedia economica, ma anche una tragedia sociale, perché ha toccato tantissimi risparmiatori, tantissime famiglie normali, non certo persone che erano miliardarie, che avevano tutto lì e soprattutto che si erano fidate, perché non avevano messo i loro quattrini in una banca con una sede in Germania o nel Regno Unito, ma si erano fidati di quella che era la banca del loro territorio. E quando sul territorio si spezzano i legami di fiducia, come è successo qui, succede un patatrac che non è soltanto economico, ma è appunto anche dei rapporti sociali, di vita, di una realtà come la nostra. E quindi il Consiglio Comunale di Vicenza, che è il loro principe, questa è la sala appunto del consiglio dove si discutono le cose più importanti della vita della città, questa è la città, il capoluogo della provincia, immagino che tanti di voi non siano cittadini vicentini in senso del capoluogo, ma che arrivino anche dai comuni della provincia, è importante che dalla città e da questo consiglio comunale arrivi un messaggio molto forte, ed è che, l'ha detto prima Luigi Ugone, non stiamo parlando di un regalo, stiamo parlando del fatto che a persone a cui, soprattutto fatte, che si sono ritrovate che le loro risorse e i loro risparmi non servono più, sono state restituite una parte minoritaria di quelle risorse, di quei risparmi. Per cui ogni euro che è possibile recuperare, già stanziato, va recuperato ed è un dovere farlo. Quindi la risposta vera e sincera che chiediamo è che siamo qui per questo, cioè questa commissione ha senso per dire che è una battaglia che non è finita. La presenza di tantissimi cittadini e cittadine, questa sala purtroppo ha una capienza limitata, ma è la più grande che c'è nel municipio a Vicenza, quindi non potevamo non metterci fuori in piazza in alternativa, dà questo senso e questo significato. Ed è l'obiettivo di questa sera, poi capiamo se ha un senso anche tradurla con una mozione, con un atto di indirizzo, con qualche messaggio che può venire fuori anche di carta, c'è cioè l'ex sindaco Enrico Ulberg che conosce bene questi strumenti. Se ha senso, dicevo, avere anche un passaggio ulteriore, ma già la vostra presenza qui così numerosa, la presenza dei consiglieri comunali ha esattamente questa funzione, cioè direi che questa battaglia non è finita, che continua e che ogni euro che è possibile riportare sul territorio di Veneto va assolutamente riportato qui, perché è un ristoro nei confronti di chi ha subito ciò che non doveva subire. Grazie davvero a tutti e vi lascio alla discussione. Se vuoi intervenire.
ex collega del Consiglio regionale, tra l'altro, e che vado in Italia. Porto un saluto ovviamente dei consiglieri della regione e in particolare Gentili, in particolare il collega Marco Fettinato stava venendo qua, mi ha telefonato, dice tu ci vai, sono in prossimità, di conseguenza era giusto che facessi un riferimento preciso. Luigi Ugone ha detto una cosa che secondo me è essenziale anche nel condurre l'ultima parte della partita. Territorio. Ecco, secondo me, al di là di ogni aspetto politico che c'è stato nel passato più o meno recente, è importante che in questa ultima fase di partita, perché si tratta di liquidare somme già destinate sul fondo, il territorio sia compatto. E in questo senso è importante che l'iniziativa sia stata condotta in una prima battuta nel comune capoluogo della città, perché piaccia o non piaccia, la città capoluogo ha un ruolo di leadership per l'intero territorio provinciale. La nostra è una provincia in realtà policentrica, perché se i bassanesi dicevamo che Vicenza è capoluogo, diceva anche noi volevamo essere capoluogo, però Vicenza è la città. E di conseguenza io credo che potrebbe essere utile, lo dico anche da ex sindaco, perché nel 2009-2019 sono stato sindaco del Comune di Greazzo, credo che potrebbe essere utile un ordine del giorno approvato dai singoli consigli comunali di tutta la provincia. E pertanto magari in un unico testo fatto girare e portato in modo da fornire questo dossier. Poi naturalmente sarà compito di chi ha anche una appartenenza politica fare un po' di mobbing ai parlamentari di turno, perché poi facciano sentire nelle note sedi la loro voce. Ecco, io credo che questa sia la cosa più opportuna. Vi ringrazio. Consigliere comunale Raffaele Colombara, grazie Presidente Buone, saluto anche l'Avvocato Renaldi Mosco e vedo tra voi molte persone conosciute. Naturalmente come consigliere comunale, facendo parte di questa commissione, sono per immediatamente dire che noi vogliamo portare in Consiglio Comunale un documento nel quale si sostengono tutte le cose che sono state ampiamente descritte. Quindi io credo che, rivolgendomi al Presidente della Commissione, le chiedo che si faccia, come dire, capofila di una relazione con un documento che poi passi in questa Commissione e poi alla discussione e all'approvazione del Consiglio Comunale. Credo che questa è la prima cosa da dire ed è quello che possiamo fare. Poi mi permetto di fare anche varie considerazioni. Beh, innanzitutto io guardo le persone e io gli dico, come mai a distanza di tanti anni ci sono così tante persone qui? Cos'è che sperimentiamo? Cos'è che ci muove? Si è mosso il fatto che non ci siamo sentiti rappresentati. Una parola che è comparsa in tutte le parole del sindaco, del presidente, che compare sempre, è rappresentanza. E noi abbiamo sperimentato un'altra parola del territorio, abbiamo una cosa sul territorio, e questo territorio, che è attento a fare schemi, non è attento però a curare tutto il resto. Siamo rimasti che non abbiamo persone, classe dirigente, parlavo prima col sindaco, noi stiamo sperimentando ormai lustri di mancanza di persone che ci rappresentino, perché certe cose, molti passaggi sono stati chiaramente spiegati dal Presidente, in ognuno di quei passaggi mancava chi? Mancava qualcuno che doveva essere qualcuno che ci rappresentava, che aveva la forza di dire qualcosa. Oggi ci dobbiamo arrangiare, ci siamo dovuti arrangiare. Okay? Quindi quello che noi dobbiamo fare è, come amministrazione
comunale, fare questo passaggio. Territori, territori sì, proprio da questo punto di vista il territorio è stato mancante in questi anni e noi dobbiamo cercare in qualche maniera di portare a casa almeno queste cose, queste ultime cose che ci è possibile, che ci è possibile portare a casa. Come dobbiamo farlo? Lo dobbiamo fare con le azioni che sono possibili, a livello comunale l'abbiamo detto, è giusta l'idea di allargare ad altri comuni, al territorio provinciale, e credo che questo è quello che dobbiamo fare. Io finisco qui perché la terza parola che mi ha colpito, che mi colpisce sempre, è promesse. Quante volte abbiamo sentito questa parola? Allora, quante volte avete sentito questa parola? È stata la parola con la quale è stata, siamo stati bypassati tutti quanti e alla fine siamo ancora qui. Io credo che dobbiamo tenere il punto, dobbiamo appunto sostenere quello che state facendo come associazione. Il Consiglio Comunale, per quello che posso dire io, credo anche che hanno l'immagine dei miei colleghi, si fa interprete di questa azione e la appoggerà in tutte le maniere e le sedi disponibili. Vi ringrazio ancora per la vostra disponibilità. Grazie. Allora, scusate, piccolo appunto, soprattutto da parte politica. Allora, io apprezzo l'idea del Consiglio Comunale, mi piace molto, gli interventi che sono stati fatti mi sono piaciuti molto, vi ringrazio per questa iniziativa perché io per esempio sul Consiglio Comunale non avrei potere, forza e non ci avevo neanche pensato e quindi la ritengo un'idea valida. Chiedo però a questo Consiglio Comunale di coinvolgere anche quanto possibile la provincia di Vicenza, che è la presentazione di ancora Casa dei Comuni, laddove hanno sede un po' tutte le rappresentanze anche politiche del territorio. Dopodiché l'analisi che io ho fatto del FIR, se voi notate, forse qualcuno l'ha notato ma qualcuno no, quindi mi permetto di fare una supplenza remota. Io non ho chiesto assicuratevi che i soldi ci siano e farli arrivare, perché i soldi sono stati stanziati, quindi per me ci sono. Io voglio che vengano mantenute, noi vogliamo che vengano mantenute le promesse elettorali, lo stanziamento fatto, e che venga rispettato quello che è un dovere morale dell'istituzione, cioè portare fino in fondo gli impegni che si è presa. E prima c'era la barriera del 30%, che a Roma si erano diventati come invalicabile, lo ricorderete, noi abbiamo abbattuto anche quella barriera. Quindi questo appunto ci tengo, il FIR si può aumentare ancora, la possibilità c'è, la legge segna fino al 1.575 milioni e al piena distribuzione di quella montare, noi ci fermeremo quando 1.575 milioni sarà stato distribuito. Questo lo volevo fare per inciso di chiarezza. Ok? Vi ringrazio e vi lascio che faccio.
storia della Banca Popolare si intreccia con la fiducia. Questa banca, che esisteva da 150 anni, era una istituzione importantissima, era una provincia, anche nel Romano ovviamente, però la Banca Popolare aveva questa capacità di trasmettere ricchezza di generazione in generazione. Il presidente diceva di azioni che venivano ereditate dalla nonna, perché c'era l'intreccio importante tra lavoro, risparmio e capacità di mantenimento di questa ricchezza. In una terra che è molto dedita al lavoro, e quindi questo intreccio era molto importante. La banca a fianco delle famiglie e delle imprese, non un soggetto distante ma vicino. Il comune è proprietario anche lui di una quota di azioni, il comune è proprietario anche di quota di azioni della Banca Popolare Etica, ma quello che mi interessava, e volevo chiedere al Presidente, adesso è uscito, anche il risvolto non solo sociale ma umano di questa vicenda. Ci sono state tragedie legate finanziario, prima abbiamo parlato di numeri, di soldi, di risparmi, ma sicuramente anche di tante vite che sono state scioccate e ferite da questa vicenda. Quindi volevo capire se l'associazione avesse anche, diciamo, dei dati raccolti relativamente a problemi personali, familiari, psicologici, se avesse fatto anche un lavoro di questo tipo. Per ultimo ringrazio tutti voi per la presenza così numerosa, perché fa sentire quanto sia profondo il disagio dei nostri cittadini rispetto a questo momento, ma anche la gente. Grazie. Siamo tutti insieme e credo che noi dobbiamo
vogliamo portare tutti insieme questa voce a Roma, e a Roma abbiamo dei rappresentanti, e quindi credo sia fondamentale che questa, che intanto rimbalzi fortemente sui media, sui giornali, che oggi ci siamo trovati, che eravamo qui, che eravamo in tanti, che la sala comunale è strapiena e non ci capita spesso di fare una commissione con così tanta gente. E dentro questa sala strapiena le persone chiedono risposte, e le chiedono ovviamente alle istituzioni, le chiedono a Roma. Quindi io chiedo al Presidente Rizzini di riconvocare, perché dobbiamo battere su questo tema, riconvocare questa commissione per avere tra noi nostri rappresentanti a Roma. Dopodiché osservo, non giudico, che mancano i nostri colleghi della minoranza. È un tema anche questo importante, è evidente che abbiamo bisogno come Consiglio Comunale di essere tutti insieme, più volte dai banchi di questo Consiglio, che alle volte è pieno di polemiche, anche talvolta inutili, ho chiesto che rispetto a tanti problemi che la città ha si lavori insieme, e invece più delle volte si rischia di mettersi l'uno contro l'altro, perché se ti metti l'uno contro l'altro finisci sui giornali, il tuo nome è sui giornali, e magari qualcuno ti vede un po' di più, e vedendoti un po' di più ti conta, ecco, la prossima volta. Allora, piena solidarietà, ma ripeto, io in questo senso al Presidente Comune vorrei chiedere una precisazione, no? È proprio questa, noi voi. Ecco, io spererei che almeno in questa sede non ci fosse questa contrapposizione, e grazie di avercelo detto con la vostra presenza. Grazie consigliere Marchetti e consigliere Verdini, grazie prima ovviamente anche al consigliere Colombara. Lascio la parola per una breve replica al signor Bruno. Scusate, ma io ho la memoria a parlare termine di un criceto, se posso chiedere al consigliere di ripetere le domande che mi ha fatto, perché volevo sentire. No, grazie, scusi, non so, volevo sapere se l'associazione avesse raccolto dei dati, anche non solo numerici, cioè che avrei chiesto e ricevuto, ma anche a Raoni, Sì, ringrazio per la domanda. Vorrei specificare allora che questo punto, visto che non fa parte del film, ma fa parte della tragedia. Allora, disagi psicologici, posso assicurarle 3.300, cioè il numero dei nostri associati. E il primo disagio psicologico è il mio, perché voi dovete considerare che per chi ha creduto in questa barca fino all'ultimo giorno, aver messo i soldi in banca e aver messo i soldi nel salvadanaio, e voi immaginatevi di tornare a casa, aprire la porta e non trovare più la cassaforte sopra il muro. Questo creerebbe un disagio a chiunque. Quindi sicuramente 3.300 disagi psicologici ci sono, il mio per primo, perché è stato un trauma forte per molti. Noi, tutte le persone che voi vedete e che del quale ho detto prima, abbiamo ricevuto tutti in ufficio, più Mario, la Sonia, Roberto, Barbara, Daniele, Franco, Lorenzo che io. Perché io bazzicavo anche i palazzi, quindi andavo avanti e indietro e lavorando, visto che siamo tutti, come dire, dipendenti o lavoratori e siamo assolutamente volontari, il tempo che possiamo dedicare sono le 8 ore che restano nella giornata dopo quelle lavorative, no? Quindi loro molto di più, i disagi erano molti, sono stati molti, anche di salute, anche molti dei nostri volontari hanno avuto problemi di salute, perché problemi di dormire,
mesi per capire quello che era successo, perché il trauma di sentirsi derubati, il trauma di sentirsi stupidi per essersi fidati, il trauma di sentirsi giudicati da qualcuno che ci puntava il dito anche sui giornali chiamandoci speculatori. Io ricordo l'onorevole Cuppato tra tutti, quindi diciamo che ricordo i nomi perché i partiti sono un'altra cosa. Dentro i partiti ci sono molte buone persone, c'è qualcuno molto meno buono, quindi mi piace ricordare il governo che abbiamo Renzi, che ci ha cancellato, mi piace ricordare chi ci ha giudicato come speculatori, che ho avuto il piacere sui giornali non li faccia, mi piace ricordare che sono traumi che non si dimenticano. E quindi il tramonto politico di certe persone è ben spiegato nella loro storia, nelle loro azioni, nelle loro parole e nella nostra memoria, perché siamo polentoni ma non siamo stupidi. Dopodiché abbiamo posto rimedio a qualcosa, sì, ci abbiamo provato, con il FIR qualcosa, lo ripeto, la dignità e qualche lira ce la siamo portata a casa, per contare all'interno di due processi all'ultima licenza in appello di Zonin e in Veneto Banca, qualcosa di morale ce lo siamo portati a casa. Non siamo stupidi, mi piace ricordare che chi crede ha fede, e la fede non è mai stupida, è stupido o delinquente chi ne ha fida. Mi piace ricordare che noi siamo quel punto della società in cui i valori, stiamo chiedendo dei soldi, okay, che sono una cosa che può sembrare di meno valore a questo mondo, perché qualcuno li stampa e qualcun altro, diciamo, riesce a produrli senza sforzo. Per noi invece rappresentano quei soldi qualcosa di morale e qualcosa di fisico, perché ripeto, anche se non è fatica nelle nostre mani, nella nostra braccia e nel nostro territorio. Quindi di saggi stiamo cercando anche di porre di meglio oggi, perché voi dovete sapere, vi dico anche questo, che noi abbiamo aperto un'interlocuzione con una società che si chiama Tanco, che gestisce i crediti deteriorati di popolazione di licenza della banca. Molti crediti deteriorati sono crediti deteriorati dalla situazione bancaria, vi faccio un esempio su tutti. Io avevo delle azioni, ho chiesto, io faccio un esempio io, il signor Mario, che è il nome comune, ha chiesto di vendere le proprie azioni che non hanno rifiutato. Per questo motivo la banca ha proposto un extra fido per il valore, ha proposto un extra fido per il valore delle azioni, quindi poniamo 600.000 euro di azioni, ha dato un extra fido di 100.000 euro. Bene, come garanzia certo le azioni, nel momento in cui le azioni non ci sono più, garanzia non c'è più, questo signore si trova segnalato ai crediti, questo signore si trova in arco e gli sta chiedendo, a parte che questo signore non sa neanche a chi doveva pagare questi crediti, perché quando sono stato in arco gli era un disastro, ma comunque questo signore si aveva avuto delle difficoltà e si è trovato nel pagamento fino in arco, gli interessi sono cresciuti fino al mondiale che pagare questa cifra e adesso noi ci troviamo, per fortuna, sempre grazie, quindi devo dire, a chi ci ha fatto prendere le porte con Anco, che è stato sempre uno dei componenti del governo giallo-verde, il ministro che oggi c'è bene Salvini ci ha permesso di avere un'interlocuzione con Anco, qualche caso siamo riusciti a prendere in mano e ad intervenire prima che sia troppo tardi, ma c'è gente onesta che oggi è in Anco, viene gestita e trattata come fosse addirittura in credito, qualcuno che non ha mai voluto pagare i crediti con la banca, invece la realtà non è questa. Quindi i disagi che questa tragedia delle banche si porta dietro sono enormi, gli strascichi sono lunghi e molto, molto pesanti. Problemi ce ne sono stati? Sì, glielo ripeto, disagi ancora? Sì. Questo è la conoscenza di pochi? Sì. Perché c'è anche molta decenza da parte di questo territorio a voler dire di avere un problema, a voler dire guarda che sono segnato il RIF, la gente viene con noi, da noi solamente in ultima istanza, quando sono completamente disperati, quando sono arrivati alla fine e prima di fare qualche atto brutto qualcuno respira, viene da noi e dice aiutatemi.
questo tipo di strumenti rivolgersi a noi perché vogliamo, possiamo e vogliamo aiutarvi. Vi invito a portare anche questo messaggio al territorio perché in ambito non ci sono poche persone, ci sono molte famiglie, ve lo dico, ci sono veramente molte famiglie. E quindi questa è un'altra azienda che si sta unendo a quella della associazione. Dopodiché vi sposto una cosa un po' più, diciamo, formale, che è quello di voi. Veda, caro professore, ci prego di essere da questa parte, nel momento in cui ci siete nel Consiglio Comunale, fa parte di un'assemblea che ci rappresenta, ma siete voi che ci rappresentate. Se voi fate qualcosa per rappresentarci fino in fondo, è un noi che vi riconosciamo. Se questo non accade, resta un noi voi. Siccome su questa vicenda, per il momento, non è ancora accaduto, io tengo ancora, se non vi dispiace, la riserva. Che è una riserva morale e ben giudizio. Dopodiché, colgo quello che lei ha detto come uno sprono, e anzi, vi garantisco che se la sua idea, cioè quella di invitare tutti i parlamentari e i senatori, qualcuno dei quali anche ha fatto campagna elettorale con il FIA, okay. Ha un nuovo audizione in questa sala insieme con tutti i presenti, io sarò ben lieto di venire, vi suggerisco un'altra cosa, per me è opportuno richiedere una nuova presenza ai parlamentari, è opportuno invitare due o tre date in modo da potervi dare via d'uscita e condizionare lo scuolo con il della donna. Chiedi o sabato o domenica cosa fai, così sai, una delle due volte di sì. A me le strategie di luoghi di là, di giudizio sui luoghi che uno può avere, sono sempre piaciute. Ci suggerirei, se mi permettete, di dare due o tre dati parlamentari, quella che raccoglie più adesioni, di fare una nuova convocazione e di, visto che sono pubblicamente invitati, leggere i nomi degli invitati la prossima volta. E fare anche una chiarezza dicendo anche le giustificazioni della nostra lettera. Perché ci chiedono tutti di andare a votare e di non andare al mare, noi lo facciamo molte volte con molto senso civico, molte volte stringendo i denti, molte volte rinunciando a qualcos'altro. E quindi è giusto che chi viene da noi responsabilizzato ci presenti la giustificazione come la scuola del professore, no? Per dirci, guarda, non sono venuto per questo grave motivo familiare, istituzionale, un impegno. Ecco, almeno questo perché penso che sia dovuto non tanto al Consiglio Comunale di Vicenza, se uno lo ritiene necessario, ma almeno per la gente. E non voglio dire la basata di fare lo stipendio, ma gli ha dato la fiducia a me. Sì. Andiamo verso la chiusura di questa commissione. Grazie a tutti voi di essere qui, grazie a chi è intervenuto su questi banchi, diciamo, lato istituzionale. Grazie per l'opportunità di riaccendere una luce su questa tragedia. Umana, direi, perché voglio sempre di più l'aspetto umano, umana per la truffa, per l'abbandono, per i sensi di colpa che ha portato su questo territorio, una tragedia senz'altro anche economica, soprattutto perché qui il lavoro è un valore fondamentale e quindi è stato tradito. E come commissione, come presidente di commissione, ci prendiamo in carico appunto l'onere di dare un contributo concreto, di aggiungere un mattone ulteriore nella ricostruzione della dignità di questa città e di tutti noi. I parlamentari li avevamo già convocati, così come i consiglieri regionali, così come i consiglieri che oggi sono assenti di Milano. Ci rivedremo qui, ne farò sapere personalmente quanto, e lo potrà far sapere ai suoi
componenti dell'associazione, in modo da organizzarci anche in maniera più ragionevole, diciamo, e quindi ci, non posso perdere i compegni. Ovviamente quello che ha detto il signor Sindaco è la base di quello che dovremmo fare, quindi un impegno è stato preso e quindi la presa in istituzione. Grazie a tutti, buon tempo, grazie di aver fatto la fatica che vi viene qui, devo farvi uscire comunque da dove siete entrati perché sotto c'è la ristorazione, quindi non si può uscire da, diciamo, dalla piazza, quindi con calma. Grazie per la nostra attenzione.